Buongiorno ragazzi, mi ha ricevuto questo pacco oggi da Forn e siccome fanno delle cose molto fighe che tra l'altro vi lascerò comunque in descrizione, ne ho approfittato per iniziare questo video con un unboxing, cosa che non avevamo mai fatto. Da buon youtuber mi sono attrezzato con una fantastica forbice per aprire il pacco, anche se di solito youtuber usano taglierino. Vediamo. Quanta robettina! E che cosa partiamo? Perché, ecco, tra l'altro, prima di partire, questa azienda Forn fa un po' tutto abbigliamento, però io ero interessato principalmente ai guanti, però mi hanno inviato un sacco di cose carine. Vabbè, dai, partiamo con una cosa molto classica, semplice. Cappellino. Come faccio a fare lo specchio? Really? Really, nigga? Ottimo, soprattutto adesso per l'inverno. Dove metterò le cose? Attenzione, altro cappellino. Sempre in lana, questo qua col pompon, figo. Ok. Passiamo a altro settore, fanno calze belle calde, belle. Non so se è difficile capire il materiale in camera. Questo qua è cotone, colorazioni sempre sobrie, Forn. Sapete, avere un calzino che quando un pochino si alza il pantalone si vede, non è male. Più classiche, altre calze, attenzione, queste sono diverse. Sembra una calza un pochino più tecnica anche di materiale. Sapete cosa faccio? Chiedo proprio. Ok, questa è decisamente più lunga. Ecco, adesso che ho sui jeans non riesco neanche a tirarla su fino in cima. Comunque, guardate, mi arriva al ginocchio, diciamo. Adesso d'inverno direi che è perfetta anche per quando si gira. Si mette su una calza così, più le protezioni sopra. La calza ti aiuta a non far sfregare la protezione sulla pelle, che magari crea un po' di irritazione. Quindi, se mettete cavigliere, parastinchi, questa calza è ottima. Adesivi, Forn. Poi abbiamo guanti a volontà. Tiriamo fuori tutto, vi faccio un po' vedere perché ve l'ho detto. Cioè, volete un guanto diverso dal solito? Lo trovate proprio da fuori. Non so se si vede il disegno che hanno. Vi faccio vedere, un po' più classici. Spero che si veda, che non rifletta troppo, però. Neri. Ah, ecco, giusto, questi qua hanno una particolarità però. Questo qua è il nuovo guanto invernale di Forn. E lo proveremo, perché sono curioso. Questi qui, a differenza di questi, appunto, sono un pelino più pesanti, ma non una pesantezza che dà fastidio. Sembra il materiale un pochino più spesso. Questa è una. Non so se ve la posso far vedere. Maglietta maniche lunghe, fighissima. Diciamo, questa felpa classica di Forn. Ah no, classica un cavolo. Hanno fatto l'upgrade. È fighissimo dentro, è morbidissimo. Sportiva. Soprattutto a me piacciono le felpe senza cappuccio intanto che giro, perché il cappuccio quando salti ti va sempre in giro un po'. Mi piacciono le felpe col cappuccio, però intanto che si gira dà un po' fastidio. E poi, ultima cosa che abbiamo dentro questa scatola. Ultima felpa che mi sa che è la chicca. Cerniera. Questa qui. Questa qui la userò un sacco per andare in giro, penso. Soprattutto di solito io queste felpe così, con zip e cappuccio e tasche. Felpe così le uso un sacco quando viaggio. In aeroporto le trovo comodissime, quelle con la zip, perché è sempre di fretta, passi sempre caldo, freddo. Basta, direi che abbiamo finito questo unboxing. Tutte queste bellissime cose con le due felpe che ho messo un attimo lì. Guardate il sito Forn, che trovate tra l'altro sotto in descrizione. Adesso possiamo iniziare questo nuovissimo video. Ma prima. Allora, adesso vi faccio vedere come si presenta il park dopo una settimana di pioggia. Ieri, che ha fatto non giorno di pioggia, ha fatto giorno di devasto. Ingresso. Anche se c'è stato un botto di vento, fortunatamente i teli sembrano essere rimasti tutti al loro posto. Il vero problema. Questo è prato di solito. Sapete il reale problema qual è? Che noi in realtà siamo venuti qui oggi perché domani c'è l'evento, la Pump Track Challenge. È l'evento, la gara di Pump Track che facciamo ogni inverno qua al Monza Pizza Bike Park. Abbiamo detto vabbè, andiamo a spalare perché volevamo sistemare appunto un po' queste curve qui. Però quando è così, come facciamo a spalare? Io rimanderei l'evento un altro giorno. Senti, pensavamo che un park non fosse abbastanza, quindi abbiamo deciso di darci anche alla pesca sportiva. Ah, boh, io direi che comunque, cioè nel senso non ha senso farlo così domani l'evento. Sondaggio, è decidere, no? Sì, per forza. Perché ha fatto la bomba d'acqua sto giro. Fai la storia, Albi. Allora, siamo venuti in park per spalare, ma purtroppo c'è più acqua del previsto. Si spala l'acqua.
Quindi pensavamo di tenere aperto la giornata di domani, ma rinviare la jam al 23 al 24. Quindi preferite che la jam si svolga lunedì 23 o martedì 24? Fatecelo sapere nel sondaggio qua sotto, grazie. Prendi anche lì in mezzo ancora. In realtà non è neanche conciato così male. Dobbiamo chiudere solo un po' i buchi qua. Bucchetti qua, buchetti qui. Guardate anche Iva. Iva Pasquettiva. Deve fare anche meno questo. Sapete quanto durerà questa curva? Mezza giornata, quando la gente ci passerà 70.000 volte si riscaverà. Siamo più propensi a farla al 24 perché così almeno il parco ha tempo di asciugare con calma. Di sicuro il 24 c'è il sole, senza vento, senza niente, e viene una bella gem. Però magari la gente mangia il panettone. Siamo tornati, giorno dopo. Quindi com'è la situazione? Raccontatemi un po'. Vento, un po'. Bagnato. Vento addirittura adesso. Bagnato, no, bagnato. Cioè, oh, è il giorno del cavolo. Montpellier. Bagnato, vento, non si no, gira. Sono ottimisti, bagnato. Però siete tutti qua a girare. La situazione è, siamo venuti stamattina, da ieri sera. Avevamo la mezza intenzione di scoprire già ieri per far prendere già da stamattina aria e salti. Ma stamattina ha fatto un'altra piovuta. Si è bagnato ancora di più il park. Anzi, si è proprio inzuppato. Il problema non è risolto. La prima volta veramente che ci capita tutta quest'acqua. So, quindi GoPro. E tra l'altro, ecco, oggi proveremo a usare, che siamo in tema, i guanti quelli invernali di Forn. Va bene. GoPro. Io qua alzo tutto fango. Buongiorno. Io li volevo comprare i guanti quelli con la pasta e la Con la pizza? Sì. Ti piacevano? Sì, però non ci sono più. Non ci sono più? Sono finiti? Cavolo. Beh, li rimetteranno ora. Oh, dai, chi è che mi fa strada davanti? Alboreto? Vai, vai, Albi, ti seguo! Ah, dietro ad Alboreto, vediamo. Uey! Paradossalmente, i guanti nuovi, di solito ci troviamo un po' peggio quando usi i guanti nuovi, perché... Peggio. Chi l'ha detto? Tu! Chi osa interrompere il discorso? Come dite permesso? Dicevo che il problema è che quando sono nuovi, i guanti grippano veramente tantissimo sulle manopole. E infatti certi trick che devi girare la mano sulla manopola si fanno fatica a fare. Quindi di solito sporchiamo apposta il guanto con la terra secca e anche la manopola. Però in questo caso non c'è terra secca, c'è solo terra bagnata e si inzupperebbero. Sarebbe inutile. Dai, dai Tino! Chi è un vero mio follower su YouTube? Qua. Io no. No, chi è che si lancerebbe nella pozzanghera per soffiato? Forse io. Oh, alzata, non l'ho visto! Crimido, l'alzata! No, allora, no. No, cioè... Allora. Devi fare il giro della pump track, sì. Atterri qua. E qui semplicemente salti e atterri in mezzo. Ha detto che ci regala un'emozione. Jacopo, solo per voi, eh. Guardate che pubblico qua. Dai, un po' di casino! Attenzione! Dai, che schifoso! Bene, bene, bravo. Complimenti. Meriti un 5. Tanino? Mamma mia, quanto fango! Quello che fango! Caldirola terreno top! Dichiara la linea. 3-6 sul primo, X-Up sul secondo, okay. Barbar sul terzo e Antwerdon sul quarto. E poi? Faccio tobogan. Faccio tobogan. E ti sfido, freni e fai te lui sul pianetto. Guarda lì! No! Barbar! Olè, Barbar, attenzione! Torni! Tobby, e qua? Guardalo lì! No! Sembra di girare un pochino sulle uova comunque. Non so se sbattermi, però farò un po' barre e barre a scendere. Stancante, però è l'unica cosa che si possono fare con questo tempo del cavolo. No! Ma dai!
dai, è difficilissimo. Massacrante, direi. Dai, solo 4-3 bar sono alla fine. Dai. Sono 4-3 bar, spenivo. Fiato e cattiveria a colazione. Ah! Vittorioso! Tocca a te, Ivo! È Ivo lo strittaro master. 3! 4! No! 3 bar a salire sul primo. E scendi. Ok. Manual, bar a scendere, cioè a fare il secondo. Poi bar a salire sul terzo, bar a scendere dal terzo. 180 half cap. Guardalo lì. Sfida? Sono l'ultimo da qui? Tailwhip. Mi vedo già con la schiena, con questo bel logo, dentro nella terra. Che comunque, nei giorni così, acqua, fango, schifo, e non si può fare granché, queste sono le sfide ideali. Perché? Senza pedalare, sforziamoci. Easy. Ehi. Si fa allora. Guarda lì, super easy. It's time to lavaggio bici? Allora ragazzi, oggi iniziamo il giorno della Pump Track Challenge con subito un Andrea che ci prova un double flip e mi ha detto che vorrebbe farlo sul mulch. Ci siamo! Flippino singolo per provare la velocità, dai! Over! Eri già in double? Ok, Andrea adesso ce lo manda. Direi che double flip comunque per un amatore è un trick veramente nazi, quindi complimenti per lui che lo prova. Dai Andrea! Sì! Aspetta, scusa, fammi vedere qua. Carro? No. Carro. No. Carro andato. Vai, Cristo Dio. Spezzato qua. Sono incazzato nero. Un uomo distrutto da... Sì. Da un telaio distrutto. Che palle! Che poi è più l'incazzatura, vero? Per il potere, cioè il non sì, riprovare. Sì, del telaio fanculo si compra. Il non poter riprovare oggi double flip perché ce l'aveva. Questa è la maledizione di Diego. Questa è la maledizione del telaio nuovo. Attenzione. Siamo a pochi minuti dalla Pump Track Challenge. Andiamo a vedere, stanno discutendo su qualcosa. Andiamo a vedere su che cosa stanno discutendo qua. Il regolamento della gara è sul fatto che si stava definendo super senior, ma... No, infatti, volevo... Sei super senior. Come no? 40 anni? Mi serve 49, cazzo, mi servirebbe il regalo solo per me. Abbiamo un po' di partecipanti, tenendo conto che comunque l'evento doveva essere 2 giorni fa. Oggi è il 24 dicembre, quindi vigilia di Natale. È venuto un sacco di gente lo stesso per partecipare alla gara. Fate solo del meeting. Benvenuti al Pump Track Challenge di Natale. Un applauso. Fate casino. Un applauso. Parte da dove c'è scritto start. Volevo aggiungere che alla fine queste gare le facciamo solo perché sono gare promozionali, quindi sono per tutti. Lo spirito competitivo c'è, però è uno spirito sano e deve essere di condivisione dello sport sempre. Stiamo per partire? 3, 2, 1, via! Hit you on the block, in the janitor, but I hit you with a mop. Better watch your friends, they quick to turn the odds. In a bitch, nigga will play you for a thot. Ain't no stopwatch, yeah, my shit go TikTok. Jumping in, out the bendo like it's hopscotch. My nigga in the kitchen and he whipping in the pot. Watch me see him twirl, then he drop. Gotta cut the limo just to cut the top. Diddy like G's, why you always hot? Poi siamo subito, benvenuti alle premiazioni del Pump Track Challenge di Natale. Allora, su consiglio di Alboreto, abbiamo per dare sotto 19 addirittura. Quante, secondo me non lo spruzzano. Sai cosa fare? Ovviamente, con quella bottiglia di spruzzo. Dai, apri! Ho finito!
Ma non è finita qui. Non è finita. C'è un premio speciale, inaspettato. E il premio best cartella del giorno lo vince Andre Colofan. Siete il babbo di questa mattina. All you niggas always hate, always talk shit, never say it to your face. Too bad bitches and you never get it. Ok, direi che anche per questo video abbiamo filmato a sufficienza. Abbiamo fatto un sacco di cose in questo video, l'unboxing. Abbiamo girato in un Monza Pizza Bike Park fangosissimo. Siamo riusciti lo stesso a fare la Pump Track Challenge, che è comunque stato un successo perché è venuta comunque un sacco di gente. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Ricordatevi di iscrivere e lasciare il like. E noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao! Give it to him, let him choke. Take me for a joke, you'll get your ass poked. Wanna be like Jeezy, boy, you better take some notes. Try to scheme on me, you could never be that low. Your girl wanna fuck, she meet me backstage every show. Two-tone drip, my rollie shine.